Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutte ragazze, bentornati sul canale, io sono Marco, questo è Belle Giornale e oggi si spalancheranno nuovamente le porte per reagire al primo falò di confronto effettivo di Temptation Island 2024 tra Ludovica e Christian. Voglio solamente fare un piccolo passo indietro per collegarmi alla reaction del video originale completo, consideratelo uno spin-off questo video, che vi lascio qui sotto in descrizione di tutta la puntata. Quindi inizierei proprio dal momento in cui Christian sente alcune delle parole di Ludovica, perché mi hanno veramente lasciato perplesso. I miei ex ragazzi erano completamente diversi dal punto di vista fisico, proprio diversi. Partite dal presupposto che dire a una persona, perché lei lo sa che sto video sarebbe stato visto, quindi dire a una persona che praticamente non l'avrebbe mai scelto non è il massimo. Infatti, se vedete la faccia di lui, Non mi aspettavo queste cose. andiamo avanti, vediamo che cosa succede. Lo dicevi, a questo punto ti facevo un massaggio. In poche parole, il tentatore ha cercato di instaurare un rapporto più intimo con Ludovica, invitandola a fare una specie di esterna di uomini e donne, passatemi il termine. E che cosa ha fatto? Ha chiesto alla redazione se poteva fare una spa con lei, da soli, senza gli altri, con le telecamere, ma senza le altre persone, e gli è stata approvata questa cosa. E quindi, come possiamo vedere adesso nel video, effettivamente tra i due nasce un qualcosa che è molto più di una amicizia, ragazzi, ma è molto più di un'amicizia. È povero quello in sallanuto che rimane così, con la bocca aperta vicino alla telecamera, che veramente a me mi verrebbe la voglia di. Sulla base di quello che abbiamo visto e di quello che ci siamo detti, è arrivato il momento di passare al falò di confronto vero e proprio. Filippo li fa iniziare questo falò guardando un video che lui non ha voluto guardare, fondamentalmente. Ludovica ha cercato di sviare questa cosa dicendo non ce n'è bisogno, posso anche spiegare, e invece, ovviamente, lui ha voluto vedere il video proprio per metterlo a figura di merda, perché ragazzi, sta ragazza veramente ha fatto un casino. Vediamolo insieme. A parte che secondo me è un po' di piaccio. Cioè, ragazzi, ma dico io no, ma io capisco che quella è una risata isterica, però tu non puoi ridere nel momento in cui la ragazza ti sta facendo le corna palesemente, cioè ti sta proprio mettendo le corna, tu ce l'hai lì a fianco e al posto di toglierti quelle maledette cuffie e di dirgli mi fai schifo, peggio della sola delle mie scarpe, tu ti fai una risata. Cioè, ragazzi, Marco, contieniti. Successivamente, nel resto del video, i due, la Ludovica e il tentatore, balleranno una baciata e la reazione di questo povero ragazzo, ragazzi e ragazze, per me è veramente inaccettabile, del tutto falsa. Pensavo non ci fosse un limite alla delusione. Vabbè, cioè, fermate tutto, levate la musica. Allora, ragazzi, il fatto che c'è da dire è questo, è che c'è, non c'è sta proprio niente fra queste due persone. Cioè, per me è come se avessero preso Tizio e Caio, li avessero messi nella lavatrice, spiazzati all'interno del programma e messi lì così, perché veramente, ragazzi, ma cioè, fatemi sapere voi nei commenti, ma veramente reagireste così a una tale umiliazione? Va, andiamo avanti. Che schifo. Glielo stavo dicendo, che figlia di puttana. Questo è stato sicuramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cioè, tu torni da sta serata, ti vai a fare il bagno, ti fai la doccia con questo. Costume, non costume, ragazzi, non cambia niente, per carità, ma che schifo. Ma poi mi permetto di dire, no, che pure stessa Ludovica, no? Ma secondo te sto tentatore, seppure usciti fuori dal programma, magari vi provate a costruire una storia, una cosa, ma secondo te che pensiero può avere di una che sta a Temptation Island perché ha tradito già 3 volte il fidanzato e che all'interno del programma, al posto di dimostrare al fidanzato che non deve essere geloso, non deve essere preoccupato perché lei è semplicemente espansiva, è semplicemente estroversa, invece alla fine te vai a finire nel bagno con un perfetto sconosciuto e ci passi tipo 10 minuti a microfoni spenti. Audio non comprensibile. Te lo posso girare, Non mi non è interessa, la tua successo parola niente. per me lo. No, ragazzi, cioè, io non ce la posso fare, non ho fatto niente, ma che tro... Cioè,
Come non hai fatto niente? Ma cioè, stiamo scherzando? Sei una perfetta attrice? Veramente, stavolta non bisogna essere psicologi per capire che a questa semplicemente. Cioè, ma sti cazzi, veramente, no? Voi ci volevi fare un figlio? Dovica inizia a piangere. O piangi perché hai fatto qualcosa e te ne sei amaramente pentita. Non può essere che tu stia piangendo perché ti è andato il sapone negli occhi, voglio dire. Quindi, ragazzi, ve l'avevo detto che qua avrei esagerato, però vi giuro, mi sono partiti i nervi, mi è partito un neurone, come direbbe Bruno Barbieri. Andiamo avanti. Ma non c'è manco rispetto, ma non sei innamorata, ma rispetto della persona, guardami, oh, guardami in faccia. Perché tu l'hai avuto di me. Oh, ma raga, ma come si fa? Cioè, come fa? Ancora, mamma mia, mi trovo anche nervoso. Cioè, le persone così veramente non hanno il diritto alla parola. Quell'altro di là, quando vede sta roba, lo sai che muore. Quando una persona proietta i propri errori nella mente altrui, cioè io faccio un errore. La persona mi dice, mi fa notare che ho fatto questo errore, proietto quell'errore nella mente di un'altra persona, giustificando il mio comportamento proprio per quello che ha fatto l'altra persona. Cioè, vi faccio un esempio: io adesso tiro la penna nella fotocamera, voi mi dite, guarda Marco, sei un cretino, hai tirato la penna nella fotocamera. Io vi dico, no, in realtà io ce l'ho tirata perché voi mi avete fatto una determinata cosa. Cioè, un cane che si morde la coda, è una manipolazione proprio mentale che non finirà mai, perché se non c'è la verità, almeno da parte di uno dei due, la cosa non finirà veramente mai. Fortunatamente la verità ce la, insomma, ce la stiamo godendo, però adesso veramente svalvolo, Poverino. eh. Ci fosse stata un'amica, tra virgolette, che gli avrebbe detto: senti, ma che vai a fare? Cioè, nel senso, datti una calmata, no? Chi la truccava a destra, chi la vestiva a sinistra? Andale! Faccio la roccia, guarda come sembra la stessa cosa con Ma questa è bella. Ho fatto la doccia come se me la stessi facendo con te, con un'amica. Allora per questo stava piangendo, perché non lo so, non lo so immaginare. Fatto sta che è proprio lì l'errore, il fatto di non capire la gravità di quello che ha fatto. Cioè, per lei è normale, ragazze, voi state fidanzate, che male c'è? Chiamate il vostro ragazzo e gli dite, guarda, ci vediamo fra 20 minuti perché adesso vado nel bagno con uno sconosciuto, mi va a fare la doccia con lui, chiudo a chiave e spengo il telefono. Ma perché vuoi che sia? Una cosa normalissima. Tu non ci dovevi proprio entrare, tu una persona devi dimostrare qualcosa a qualcuno, non ci devi manco entrare là dentro. Raga, io mo sclero, mamma mia, quando è vero, mamma mia, raga, mo sclero, cioè non ce la faccio a sentire ancora questo che si giustifica, che cerca spiegazioni, che lo so, è una persona educata e tanto di cappello, lo so, però davanti a una cosa così palese, così tangibile, cioè non puoi stare lì a fare, tu non ci dovevi andare, tu non ci dovevi andare nel bagno, ma che cazzo dici, frate? Cioè, Speravo servisse anche per te stesso. L'ho no, mi sa che, sperato ma io spero che le tanto. capito tu, che Ma tu non ci vuoi più stare con me. tanto mai. Ragazzi, tra tutte le cazzate che sono state sparate a Temptation Island in questi due episodi, questa è la più grossa. Io l'ho fatto soprattutto per Io ti ho portato qua per avere delle conferme. Tu in questi giorni non hai fatto una cosa per confermarmi qualcosa a me. Una. te. Io veramente sto avendo una crisi proprio mentale, mi sta venendo un crollo. Non è possibile che sto 20 minuti, che questo sta di la stessa identica cosa. Madonna, ma ci credo che sta cagnato. Mamma mia, un po' di carattere, figlio mio. Per te, lo sapevi che era. Ma ti ho Tu sei riuscito a tradito. farmi scendere pure l'amore che provo per te. Ok, Io in ma ti ho questo momento tradito, voglio. per te. Per poi lei, capito, affronta, no? Faccia a faccia, ti ho tradito. No, quando mai? Sapere. Non provo niente. Va bene, ma ti ho Assolutamente, tradito. più niente provo per te. Dammi un'altra Allora, occasione. raga. Io non ti ho. Vabbè, ve lo dico dopo, ve lo dico dopo, ve lo dico dopo, me lo devo ricordare, ve lo dico dopo. Rispetto alle altre ragazze, lo so, sono più esuberante, più socievole. A me mi stava proprio a venire, però non lo posso dire, vabbè. Mi faccio Tu non prendere c'hai il tempo. rispetto per le persone che ti vogliono bene. Basta, io voglio finire il falò, per favore. Decidi di ritornare a casa solo, niente solo.
Allora, ragazzi, volete sapere come finirà questa storia? Che fra qualche mese leggeremo sui social che Ludovica è felicemente sposata oppure convive con il suo adorato ex ragazzo di Temptation Island. Perché, ragazzi, che hanno i prosciuttelli così davanti agli occhi, fidatevi che poi alla fine della fiera starà di nuovo come al cagnolino a scodinzolare dietro a sta ragazza. Perché è così, c'est la vie. È così, raga, non c'è niente da fare. Io mi ci gioco veramente le unghie dei piedi che sti ragazzi torneranno insieme al 100.000%. Non credo possa essere diversamente. Però, ragazzi, diciamo che tutto bene quel che finisce bene. A voi mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel pollicione in su per supportarmi. Se arriviamo a un livello di like elevato, la prossima volta farò una reaction ancora più dettagliata. Se mi volete perfido, se ve lo ricordate, fate un bel cuore nero nei commenti. Se invece mi volete da psicologo, fate un bel cuore bianco nei commenti. Ciao!